schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come vi avevo promesso, oggi pomeriggio vi ho portato una serie di completi che è possibile salvare per il personaggio donna. Allora, innanzitutto dovete cercare di fare tutti questi completi. Comunque, come vi ho già detto nel video precedente, vi lascerò delle tabelle, dei link con delle tabelle in descrizione, e così potrete vedere voi stessi quello che dovete fare e quello che non dovete fare. Allora ragazzi, io diciamo ancora ci sto lavorando su sta cosa, ancora sto cercando dei vari completi, però comunque sia sono diciamo a buon punto. Questi sono alcuni di quelli che io ho provato, sono alcuni di quelli che escono fuori, e quindi andiamo a fare il glitch. Allora, come sapete tutti, come avete visto nel video precedente, una volta che avete fatto i completi dovete andare nel creatore, creare una gara alla cazzo, insomma, con un po' di cose alla cazzo, e andare avanti. Allora ragazzi, io ho messo la mia PlayStation in inglese, per questo vedete il mio menu in inglese, perché avevo delle difficoltà nel vedere la tabella, nel capire come, diciamo, quali erano le parti che dovevo mettere e come si chiamavano, perché purtroppo non è che io ho una grandissima conoscenza dell'inglese, e quindi ho dovuto impostare la tabella, cioè non la tabella, la PlayStation in inglese, in maniera tale da capire che cosa cazzo stavo facendo, ragazzi, perché bisogna capire che cosa cazzo si fa, è fondamentale. Quindi a questo punto, una volta che avete fatto la vostra gara, accettate il messaggio di gara terminata e andate a cambiare il personaggio. Una volta che siete in seleziona personaggio, come ho già detto prima, dovete eliminare il personaggio. In questo caso non scriverò elimina, ma scriverò delete, perché siamo con impostazioni in inglese, quindi andrò a pigiare delete, insomma a scrivere delete e a pigiare delete, ragazzi. Quindi a questo punto, come vedete lì ho i jogger del completo di prima, insomma, diciamo del video di prima, e a questo punto andiamo ad eliminare il personaggio. Fate bene attenzione ad eliminare il secondo personaggio, non eliminate il primo, ragazzi, mi raccomando, non fate cazzate. Quindi una volta eliminato il personaggio, diciamo che saremo già a metà del glitch, potremo già passare al resto del glitch. Quindi andremo ad eliminare il personaggio, faremo cerchio e ci porterà nella modalità storia. Una volta che saremo nella modalità storia, caricheremo l'online e avremo i nostri completi, ma andiamo per gradi. Quindi torneremo nella storia, e una volta che saremo tornati nella storia avvieremo nuovamente GTA Online. Io qui vado a fare una sessione sulla Invidi, e quando saremo in GTA Online avremo i nostri completi. Allora qui ragazzi vi faccio vedere la data e l'ora, perché magari c'è qualche miscredente che dice che il glitch non funziona. Vi faccio vedere la data e l'ora. Vi ricordo sempre che ho dovuto mettere la PlayStation in inglese per poter capire quali erano i completi e gli accessori da mettere, perché sennò altrimenti sarebbe stato un bordello. E una volta nell'online, ragazzi, avremo i nostri completi. Come vedete abbiamo svariati completi, abbiamo svariate cosine messe un po' così, però poi quello sarà a voi stabilire quello che volete mettere, come lo volete mettere e posizionare tutti quanti i vostri oggetti, insomma. Quindi il glitch è abbastanza semplice, ragazzi, è veramente semplicissimo.
L'unica cosa è che dovrete avere un pochino di pazienza per prendere e mettere tutti quanti gli oggetti al posto giusto, diciamo tutti quanti i vestiti al posto giusto, e scegliere quello che vogliamo mettere e tutto il resto. Però per quanto riguarda il glitch è questo, ragazzi. Per quanto riguarda i completi, io qui vi ho fatto vedere un 10-15 completi più o meno, e diciamo che sono parecchi. Allora, se vi capiterà di non vedere qualche completo, che però magari ce l'avete salvato, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete andare in una missione. Andate in una missione, andate start online, un lavoro da titano, selezionate questa missione, l'avviate, e una volta che l'avete avviata, la potete avviare tranquillamente da solo, da soli insomma. E una volta che l'avete avviata, ve ne andate da Ammunition. Quando comunque avrete avviato la missione e sarete da Ammunition, ragazzi, il passo è abbastanza semplice. Come vedete, questo completo prima non c'era perché ci sono delle parti invisibili, e se vogliamo salvare questo completo o magari salvare solamente i jogger di questo completo, l'unica cosa che dovremo fare è aggiungere un elemento a questo completo, salvarlo, e quando usciremo dalla missione automaticamente avremo questo completo salvato. Se questo lo dovete fare semplicemente se vedete che i completi ci sono ma non ve li lascia visualizzare. Allora, se non ve li lascia visualizzare, evidentemente c'è qualche parte invisibile, scusatemi, è uscita un aereo alla romana, qualche parte del completo che è invisibile, ed è questo il motivo per cui non ve lo lascia visualizzare. Quindi a quel punto entrate in una missione, fate quello che ho fatto io, salvate il tutto e il gioco è fatto, ragazzi, e i vostri completi che avete rimarranno anche in free mod. Ovviamente se avete i jogger viola non cambiate i jogger, ma cambiate semplicemente la parte superiore per poter conservare i jogger, ragazzi. Che altro dire? Il glitch, come ho già detto prima, è semplicissimo, ragazzi. Dovete solo seguire i passaggi in maniera adeguata e mettere, come si dice, tutti quanti i vestiti che ci sono sulle tabelle che vi posterò. Una volta che avete salvato il tutto, uscite dalla missione, e quando vi ritroverete in free mode avrete il vostro completo che prima non vedevate, lo avrete salvato. Eccolo qui, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.